Caro sindaco, non so chi sarai, ma so cosa voglio chiederti. Sono Pio Millini e sono il responsabile della Casa Museo Stanze Algeo, che ha sede qui a Palermo ed ha al suo interno una tra le più grandi collezioni europee di mattonelle italiane antiche ed è un luogo molto apprezzato dai turisti. Ritengo fondamentale che la nuova amministrazione comunale dovrà occuparsi seriamente della promozione di questa città, che ha un potenziale turistico straordinario. Basti pensare al centro storico più grande d'Europa, le stratificazioni culturali e tante altre cose che potrebbero permetterci di vivere di turismo veramente durante tutto l'anno. Il turismo sì è aumentato, ma è un turismo che sta poco e non è neanche lontanamente paragonabile rispetto al nostro potenziale. Quindi sicuramente promuovere la città tanto, farla conoscere, ma altrettanto importante lavorare al suo interno. Se si pensa ad esempio che il centro storico di Palermo negli ultimi anni è stato trasformato in un luna park a cielo aperto, la movida selvaggia, il degrado, la prostituzione, l'immondizia, le baby gang, tutte cose assolutamente inaccettabili se si pensa a voler promuovere un luogo con tutti questi, con tutte queste criticità. Poi non si capisce perché non si riesce a fare un'offerta culturale che vada al di là delle appartenenze, quindi al di là di questi orticelli che spesso sono espressione di miseria. Al turista interessa quello che una città può offrire, al di là che sia privato, comunale, regionale o della curia. Quindi bisogna avere la capacità di creare una rete che mette insieme tutti in maniera tale da proporre a livello internazionale appunto un'offerta culturale che possa attrarre flussi turistici che attualmente vanno in altri luoghi. Non esiste, ad esempio, a Palermo un regolamento sulle case museo, è veramente inaccettabile. Più assessori avevano cominciato a ventilare l'ipotesi di occuparsene, ma tutto ciò non è mai avvenuto. Inspiegabile, veramente inspiegabile. Quindi io quello che chiedo è che questa città torni ad essere una capitale europea, che torni ad occuparsi realmente del turismo, che la finisca di svilire il centro storico così come è avvenuto negli ultimi anni e che in qualche modo punti a una visibilità internazionale reale, con un'offerta culturale ampia, che attualmente l'unica che riesce a fare appunto un festival internazionale che funzioni è Laura Anello con le Vite Tesori, che chiedono consigli a lei, visto che non sono stato in grado di fare nulla di neanche paragonabile al festival che ogni anno viene tenuto e attrae migliaia di visitatori.